Questa inchiesta avrebbe anche fatto luce sull'omicidio di Maria Chindamo, avvenuto nel maggio del 2016 e commesso a seguito del suicidio dell'ex marito Vincenzo Puntoriero, avvenuto l'anno precedente, e per punire la donna per la recente relazione sentimentale venuta alla luce con la prima uscita pubblica della coppia appena 2 giorni prima dell'omicidio, oltre che per cercare di mettere le mani sul terreno su cui insiste l'azienda agricola, divenuta nel frattempo di proprietà esclusiva della Chindamo e dei suoi figli minori. Uno degli indagati, già tratto in arresto nel mese di maggio per il reato di associazione di stampo mafioso, avrebbe manomesso il sistema di videosorveglianza della propria abitazione di campagna, limitrofa al luogo del delitto, agevolando gli autori materiali del sequestro e dell'omicidio della donna. Questa donna, Chindamo, dopo il suicidio di suo marito avvenuto l'anno prima rispetto alla scomparsa della donna avvenuta nel maggio del 2016, ha pensato di diventare imprenditrice, di curare gli interessi della terra, di curare i figli, affrancarsi da quel modus operandi mafioso, da quella mentalità mafiosa. Si è iscritta pure all'università, ma non gli è stato perdonato questa sua libertà, questa sua voglia di essere indipendente, di essere donna. 3 giorni dopo che aveva postato sui social il nuovo compagno, questo nuovo amore, è scomparsa. E ci sono duplici aspetti su questa morte. Uno, non gli è stata perdonata questa libertà, la gestione di questi terreni che lei li ha avuti in eredità, questo nuovo amore, gli interessi, gli appetiti di una famiglia di 'ndrangheta su quel territorio, su quei terreni. Tutto questo messo assieme hanno portato ad essere uccisa in modo straziante. È stata data in pasto ai maiali e i resti dei maiali sono stati poi macinati con un trattore cingolato. Questo vi dà il senso, la misura della rabbia che chi ha ordinato l'omicidio aveva nei confronti di questa donna, il risentimento nei confronti di questa donna, che non si poteva permettere il lusso di fare quello che ha fatto, cioè di rifarsi una vita, gestire in modo imprenditoriale quel terreno, di poter curare e far crescere i figli in modo libero, in modo uscendo dalla mentalità mafiosa. È stato fatto tutto, il fratello, la famiglia, ovviamente Chindamo è stata sempre dalla parte della legalità, no, senza se e senza ma, non ha mai tentennato sulla voglia di capire e di avere giustizia. E noi abbiamo apprezzato questo nel corso degli anni. Noi qui abbiamo avuto gli specialisti del ROS, qui è venuto oggi il colonnello in rappresentanza, che nel corso di questi anni hanno martellato, hanno sviscerato ogni rivolo, tutto lo scibile umano, tutto quello che era possibile dal punto di vista tecnologico e dei riscontri dei collaboratori di giustizia. Non dimentichiamo che in questa indagine, oltre alle intercessioni telefoniche, telematiche e ambientali, abbiamo 18 collaboratori di giustizia che sono stati, hanno avuto anche sull'omicidio Chindamo dichiarazioni univoche e concordanti, ci hanno detto delle cose inedite che loro non potevano conoscere, ma che già il ROS Crimini Violenti aveva già incamerato, diciamo, come indizi o come elementi di prova.